Tutto è pronto in basilica per la celebrazione del Natale. Il trono che accoglierà l'immagine di Gesù bambino è già stato posto, ma quello è il segno di una vita, di una comunità, di una città che vuole, che deve fare Natale. Ho citato nei giorni passati una lettera di San Vincenzo a un suo parrocchiano. Lui la scrisse durante l'avvento del 1803. Probabilmente questo suo parrocchiano non si comportava molto bene, perché dopo l'attacco iniziale, dove lui scrive così: "Vi scrivo con amore di padre e con affetto di amico", bellissimo, bellissimo, e fa tutta una disamina tra le righe, e dove si vede che questo qui non ha una vita buona. E poi verso la fine scrive così San Vincenzo: "Preparate una culla per Gesù nel vostro cuore". E questa è la riflessione e l'augurio che io faccio per questo Natale, a ogni singolo cittadino di Torre del Greco, a ogni mio parrocchiano. Poi lo estendo alle famiglie e poi lo dico a chi si sente lontano dal Signore, ma lo voglio dire anche a tutta la realtà civica della nostra città. Preparate una culla per Gesù nel vostro cuore. Ce lo dice San Vincenzo. Quando vi troverete la notte di Natale o nei giorni di Natale davanti al presepe, nelle case o nelle parrocchie, fermatevi un attimo e ricordate altre parole di San Vincenzo. Considera chi è quel bambino che soffre le punture della paglia nel presepe. È il tuo creatore che per te si è fatto creatura, che per te si è fatto peccato. Troviamo un momento di riflessione, di silenzio, di raccoglimento davanti al presepe, perché il Natale ci entri dentro. Per favore, lo direi, ecco, vorrei avere quella mitezza e quell'umiltà di Papa Francesco quando gli dice: per favore, riconsideriamo il mistero del Natale cristiano accanto a Gesù, con Maria, con Giuseppe, con l'umiltà di Maria, col servizio di Maria, col coinvolgimento di Maria nel Natale di Gesù e col nascondimento e il silenzio di Giuseppe. E concludo con una pagina bellissima di Don Primo Mazzolari. È una riflessione che sta accompagnando in questi giorni sia il mio cammino personale che il cammino della parrocchia. Ve lo consegno così come la troviamo in Don Primo Mazzolari. Egli viene e con lui viene la gioia. Se lo vuoi, ti è vicino. Anche se non lo vuoi, ti è vicino. Ti parla anche se non parli. Se non l'ami, egli ti ama ancor di più. Se ti perdi, viene a cercarti. Se non sai camminare, ti porta. Se tu piangi, sei beato perché lui ti consola. Se sei povero, hai assicurato il regno dei cieli. Se hai fame e sete di giustizia, sei saziato. Se perseguitato per causa di giustizia, puoi rallegrarti ed esultare. Così entra nel mondo la gioia, attraverso un bambino che non ha niente. La gioia è fatta di niente, perché ogni uomo che viene al mondo viene a mani vuote. Chi cammina, lavora e soffre a mani vuote, muore e va di là a mani vuote. Natale buono.